giro lodato traslochi, cava dei Tirreni, al corso Umberto I, 281. Non si riesce a mettere la parola fine alla vicenda di Arianna Manzo, la 17enne di Cava dei Tirreni, diventata tetraplegica, sorda e ipovedente a causa di un grave caso di mala sanità quando aveva appena 3 mesi di vita. Infatti, a poche ore dall'incontro in programma ieri pomeriggio, nel corso del quale doveva essere sottoscritto l'accordo transattivo, l'appuntamento, che avrebbe messo fine alla lunga diatriba giudiziaria, è saltato. Ad annunciarlo è stato l'avvocato Mario Cicchetti, legale dei genitori di Arianna Manzo. Si arricchisce di un ulteriore increscioso capitolo la triste vicenda della piccola Arianna Manzo, la quale si sarebbe dovuta definire attraverso la sottoscrizione del noto atto transattivo presso la direzione del Cardarelli di Napoli nella giornata di ieri. Se non che le due aziende sanitarie che erano interessate nella vicenda hanno fatto pervenire una comunicazione attraverso la quale davano la loro indisponibilità a presenziare a questo incontro. La valutazione la rimettiamo a tutti coloro i quali ci ascoltano e sicuramente alla Corte di Appello di Salerno, alla quale abbiamo già rivolto una istanza per anticipare la data della prossima udienza e per quindi veder definito questa incresciosa vicenda in via giudiziale. In una missiva inviata dal legale, tra gli altri, anche alla direzione generale dell'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli e a quella dell'ASL di Salerno, nonché al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, l'avvocato Cicchetti evidenzia che la transazione è frutto dei contenuti della bozza dell'elaborato dei consulenti nominati dalla sezione civile della Corte d'Appello di Salerno, che attesta la responsabilità dei sanitari dipendenti del Cardarelli nella causazione delle gravissime patologie cui affetta la minore, ma evidenziava altresì come non fosse stata adeguata la cura offerta alla piccola dall'ASL di Salerno.